il lunedì partirà il bando per l'inceneritore di Giugiano. Noi siamo contro gli inceneritori perché sono macchine divoratrici di vite umane, sono moltiplicatori di rifiuti e non sono la panacea della questione balle. Noi chiediamo che ci sia un tavolo tecnico scientifico internazionale per valutare la miglior tecnologia possibile per lo smaltimento di queste balle. Buonasera a tutti, siamo venuti anche da Bagoli non per semplice solidarietà, ma perché il problema è anche dei bagolesi, dei montesi e dei pugliolani. Questione ambientale che purtroppo ci vede coinvolti tutti, chi più chi meno. Allora non si passa, forse non ci siamo capiti. Ora, non è tanto il problema della morte, perché la morte arriva per tutti, il problema è di vivere bene, abbiamo il diritto di vivere in un ambiente migliore. Noi veniamo da Chiaiano, sapete tutti quello che abbiamo passato con la discarica, siamo stati in tantissimi territori in cui erano presenti inceneritori, addirittura ci siamo spostati fino a Parma. Credo che stare qui oggi sia un dovere, da oggi si deve partire perché nei prossimi giorni ci aspettano delle giornate importanti per il futuro delle nostre zone, di tutta l'area vasta che chiaramente non è solo Giugiano, ma è tutto l'agro aversano, Castelvolturno, Mondragone. Allora di cosa stiamo parlando? Cioè questa è una regia spietata e assassina. Noi dobbiamo smantellare questo progetto e questo programma. Questi CIP 6 che dovrebbero ovviamente servire a costruire questo impianto di morte, viene da lontano, viene dal 2010, dal 2011. Perché nonostante quello che dicono la maggior parte dei media e la maggior parte dei politici, gli inceneritori, chiamati ipocritamente termovalorizzatori, andrebbero chiamati cancrovalorizzatori. Scendete in piazza con noi! Noi vogliamo porre all'attenzione della Regione Campania, dell'assessorato alle politiche ecologiche, quindi il professore Romano e al ministro Orlando, sul perché ancora non si riesce a capire se le ecoballe non portano ulteriore disagio ambientale, in quanto si dice dal punto di vista scientifico, da professore universitario, tipo il professore Marfella, lo stesso Don Patriciello della Chiesa, lo stesso Vescovo di Aversa, altri professori universitari che operano negli ospedali con reparti, diciamo così, reparti oncologici che hanno a cuore quella, dicono che le ecoballe sono portatrici, se non vengono prima purificate, portatrici di grosse malattie della nostra zona. Quindi sul territorio già devastato, dove le bonifiche non sono attuabili, hanno ben deciso di farci l'ingegno. L'idea è: cosa piace a questi signori? Il denaro? Bene, allora non compriamo più le testate giornalistiche associate, cominciamo a non appenderci o attaccarci alle pubblicità che i signori utilizzano, e se proprio vogliamo fare una cosa gradita possiamo cominciare a fare dei sit-in. Ognuno di noi ha qualche caro che sta male, che sta in ospedale. Bene signori, chiedetevi il motivo di queste morti, chiedetevi perché tanti bambini cominciano a nascere con problemi di salute. Signori, questi sono i problemi che dà l'inceneritore, questi sono i problemi che danno i rifiuti tossici.